la rete, internet, un posto dove ormai siamo tutti, un luogo virtuale che è stato pensato libero, libero per andare, per viaggiare, per raggiungere qualsiasi destinazione, liberi di leggere, di informarci, di conoscere. Questa libertà però ultimamente ha fatto rendere conto i governi che hanno perso il controllo dell'informazione. Noi viviamo in una società dell'informazione, una società in cui qualcuno decide cosa, come e quando comunicare. Noi invece vogliamo una società della conoscenza, una società dove c'è l'accesso diretto alle informazioni dal basso. Questo contenuto non è disponibile nella nazione, nella tua nazione, non dovrebbe avere diritto di cittadinanza in una comunità coesa e unita come vorrebbe e deve essere l'Europa. Pensiamo anche alla tassa che noi paghiamo ogni volta che compriamo una memoria, un hard disk, un computer, una macchina fotografica, uno smartphone. Una tassa che la SIAE, la Società Italiana degli Autori e degli Editori, ci impone perché presume che andremo a scaricare illegalmente qualcosa e che poi noi dobbiamo ripagare una seconda volta quando andiamo a comprare il nostro CD, il nostro DVD, la nostra musica. Delle due l'una: o me la fai pagare prima perché presumi che comunque scaricherò illegalmente o comunque scaricherò da qualche parte il contenuto, o me la fai pagare quando compro il contenuto. Tutte e due non si può. Il copyright a vita, la vita intera dell'autore più 70 anni. Il brevetto ventennale su un farmaco salvavita. Beh, questi sono degli esempi che frenano la conoscenza, la fermano la conoscenza. Noi non diciamo che non è giusto retribuire l'ingegno. L'ingegno va retribuito, ma non a vita più 70 anni. È impossibile, perché non ci può essere conoscenza in questo modo. Se vivi nella parte sbagliata del mondo e vuoi studiare fisica quantistica, devi banalmente poterlo fare. Io sono Stefania Calcagno, sono candidata alle elezioni europee del 26 maggio con il Partito Pirata, sono capolista nella circoscrizione Isole e mi candido anche a Nord-Ovest, Nord-Est e Sud. Il Partito Pirata nasce nel 2006 in Svezia dalla chiusura di The Pirate Bay e in pochi anni ha conquistato diverse nazioni in Europa, dalla Germania alla Slovacchia, dalla Svezia all'Islanda. Adesso ci presentiamo anche in Italia per la prima volta, ma con un solo programma, condiviso da tutti i partiti pirata europei. 11 nazioni, un solo programma, sottoscritto da tutti. Da sempre lottiamo per la conoscenza libera e ora più che mai, dal momento che l'Europa ha emesso una direttiva stolta che lascia spazio a censura, al controllo dei contenuti, solo perché sei in un luogo o in un altro, solo perché appartieni a un ceto sociale o un altro ti fanno vedere una cosa oppure un'altra. Ora più che mai occorrono pirati al Parlamento, all'Europarlamento, che lottino per una rete libera, senza barriere, senza confini e senza censura. Il 26 maggio, pensate, pirata.